Quindi passiamo ora a che tipo di valutazione clinica bisogna fare con un paziente del genere? Chiaramente è un percorso abbastanza lungo e abbastanza importante. Qui diciamo che la prima fase che viene fatta nel centro è la diagnosi clinico-audiologica, chiaramente non ne parlo io, se ne è parlato abbondantemente, e le misurazioni psicoacustiche. Dove intervengo io è sulla valutazione delle disabilità. Come fare questa valutazione delle disabilità? Chiaramente il THI, l'abbiamo visto col dottor Di Maria, è un test per noi molto utile, quindi è un inizio importantissimo, ci dà già l'idea del percorso, quindi dove andare ad intervenire. Abbiamo dei pazienti con un THI molto alto, il caso di Rocco, ecco perché poi è venuto qui per parlare della sua esperienza, che aveva un 78, quindi era catastrofico come THI. Quindi ci dà già un'idea, ma molto spesso il paziente con tutte queste problematiche è talmente complesso che abbiamo capito che c'era bisogno di strumenti di analisi ulteriori. Infatti abbiamo coinvolto la dottoressa Maria Elena Morelli per la somministrazione di altri due tipi di test che sono stati scelti proprio per capire bene il paziente ed inquadrarlo. Un test per noi molto importante è l'MMPI-2. Questo è un test rispetto al THI molto più complesso, molto più lungo, non viene somministrato a tutti i pazienti, questo è chiaro. Ogni paziente, diciamo, è una persona, tutti questi metodi che andremo a vedere non sono standardizzati, ma vengono utilizzati volta per volta in caso di bisogno. Quindi molto spesso ci servono altri dati. E questo test è molto più complesso perché è formato da 567 item organizzati in 10 scale cliniche. Però che risposte ci danno? Ci danno il grado dell'ipocondria. Abbiamo detto che un soggetto affetto da acufeni con THI altissimo può diventare ipocondriaco, anche se non lo è inizialmente, perché le fantasie lo portano poi ad avere paure di varie malattie, quindi può diventare ipocondriaco. Andiamo a misurare questo attraverso questo test. La depressione, quindi a che livello di depressione ha se ha un THI molto alto. L'isteria, la devianza psicopatica, la paranoia, la psicoastenia, se c'è la schizofrenia, quindi c'è una comorbosità nelle due patologie, e l'introversione sociale. Quindi per noi è molto utile proprio per valutare il paziente appieno. Un altro test fondamentale è il CDA 2.0. Questo è uno strumento ad ampio spettro per lo screening psicologico in soggetti adulti. Perché c'è molto utile in questo caso? Perché questo test, diciamo, è costituito quindi sempre da 10 schede finalizzate a raccogliere informazioni relative al soggetto e di alcune aree problematiche come ansia di tratto e ansia di stato. Per noi è fondamentale, perché se ci arriva un soggetto con un THI molto alto, possiamo supporre che abbia un'ansia di stato, abbia un'ansia di tratto, cioè fosse ansioso già prima dell'insorgenza del sintomo e quindi il lavoro deve essere orientato in un certo modo. Però a volte ci sono casi di THI altissimo dove non c'è un'ansia di tratto, ma è un'ansia di stato dovuto al sintomo e quindi pensate un po' quanto è stato devastante questo sintomo. Quindi questo test è diventato per noi fondamentale proprio per poter impostare il tipo di lavoro psicocorporeo da effettuare sui vari pazienti. In più vede anche i disturbi psicofisiologici, le paure, le fobie, la depressione, ossessioni e compulsioni. Ora passiamo alla tecnica. Abbiamo parlato prima delle difficoltà del sonno e quindi dell'addormentamento, che è la fase più sconvolgente. Vi faccio vedere un po' la stanza che è stata creata in questo centro proprio per trattare gli acufeni. Come vedete è una stanza insonorizzata e quindi all'interno di questa stanza si ricrea la stessa sensazione, praticamente andiamo a acutizzare l'acufene. Per questo senso di ovattamento e di silenzio assoluto. Quindi lavoro, ahimè, in questa stanzetta molto stretta, molto piccola, proprio per riprodurre l'ambiente. Faccio vedere, per quanto riguarda le tecniche, ho preferito, anziché spiegare tutte le tecniche in maniera stancante, ho preferito far vedere qualche accenno e poi dare delle spiegazioni su quelle che riteniamo fondamentali proprio per questo tipo di trattamento. Questo è
è il training, partenza per training. Questo è un metodo di contatto, contrazione e decontrazione muscolare che poi vi spiegherò anche. Questo metodo con la pallina, mi è bastata una pallina sul corpo. Ok, questo è il breve video, vi spiego un po' velocemente. Abbiamo visto, il primo era un Discovery Project. Che cos'è questo metodo? Quindi l'esecuzione di questo metodo richiede il contatto diretto con il corpo dell'altro. Quindi io vado a lavorare sul corpo del paziente. La scoperta di per avere che cosa? La scoperta di sé, quindi del proprio corpo, perché il paziente che ha questo grado di ansia molto elevato non vive il suo, è come se la sua mente fosse distaccata dal corpo, perché il corpo è troppo dolorante. Allora che con questi metodi psicocorporei la persona si inizia a vedersi di nuovo in maniera olistica, cioè corpo e mente come un'unica unità. Quindi il corpo non è soltanto fonte di dispiacere, ma inizia a diventare fonte di piacevolezza. Quindi si abitua di nuovo il paziente a viversi. E come avviene quindi la scoperta di sé? Avviene tramite la contrazione e decontrazione muscolare. L'azione di questo metodo educativo, ripeto educativo perché è un metodo corporeo, quindi si dà al paziente uno strumento per imparare a gestirsi, quindi questo metodo educativo agisce contemporaneamente sia sul tono muscolare, sull'equilibrio neurovegetativo e sulla sfera affettiva del soggetto. Il fine è agire su tutto il corpo, inteso come centro coordinatore delle esperienze. Diciamo che per la cura degli acufeni chiaramente questi metodi che sono proprio pedagogico-clinici sono stati adattati, ristudiati per vedere come potevano essere utili proprio per il trattamento degli acufeni, e proprio partendo dallo studio con il dottor Di Maria degli acufeni a livello muscolare ci siamo resi conto che questa tecnica utilizzata sul viso di contrazione e decontrazione muscolare favoriva l'alleggerimento del fastidio. Ad esempio, quindi nel caso degli acufeni questa contrazione e decontrazione è centrata sul viso con particolare attenzione all'orecchio e alla mandibola, con evidenza quindi scientifica di prevalenza dei disturbi di ATM nei soggetti giovani. La resistenza del soggetto, perché il soggetto oppone resistenza, seguito all'abbandono della pressione eseguita dall'operatore, permette di percepire l'organo dolorante, in questo caso come piacevolmente vissuto. Vi faccio un esempio: quando abbiamo il mal di testa pulsante, sentiamo praticamente la parte battere. Come alleviamo quel dolore? Andiamo a premere, quando premiamo e ci lasciamo andare, il dolore si affievolisce. Quindi si utilizza praticamente la stessa tecnica. Però è chiaro, queste tecniche psicocorporee sono tecniche che non vengono fatte, c'è bisogno di un operatore esperto, perché si va a vedere la respirazione, il movimento oculare, la fase di rilassamento della persona che abbiamo sotto, insomma sono abbastanza delicate nel momento in cui si va a intervenire. Questo è il motivo per il quale ho evidenziato quella via propriocettiva dalla mandibola, quindi i principi sono neurofisiopatologici, quello è un interruttore che la dottoressa spinge, cioè spinge l'interruttore della acufene. Il paziente lo sente nella sensorizzata e poi glielo spegne. Stesso orario, ci viene adesso te lo accendo, adesso te lo spengo, te lo abbasso, gestiscilo, quindi gli fa fare training. Quindi i principi sono neurofisiopatologici, non sono inventati, però poi sono adattati a quello che facciamo. Poi c'è un altro metodo che abbiamo visto, che è il Trust System, quell'altro metodo sempre che prevede il contatto fisico. Questo metodo che cosa permette? Permette di assumere una maggiore abilità interpretativa e valutativa delle senso-percezioni. Permette di fare esperienza con se stessi, di vivere in sintonia col proprio ritmo, di affinare la conoscenza dello schema corporeo,
di sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, sentito come globalità, e l'abbiamo detto, il soggetto qui è visto in maniera olistica, dall'inizio del trattamento fino alla fine, quindi con la stessa considerazione. Assicurare quindi un maggior controllo distributivo del sé, godere di uno stato di calma e di benessere e di ritrovare fiducia in se stessi. Questo metodo è sempre dato, abbiamo detto, col contatto corporeo, e l'intesa dialogica potrà essere favorita da effetti di calore corporeo e della sicurezza, quindi nell'atto prensorio da parte e dei tempi e dei ritmi da parte dell'operatore. La massima implicazione di questo metodo è proprio nei disturbi neurovegetativi e psicosomatici, come cefalee, insonnia, alterazioni dei ritmi digestivi e così via, e in difficoltà psicomotorie come instabilità, vertigini soggettive, maldestrezza e incoordinazione. Poi chiaramente sugli acufeni abbiamo avuto degli ottimi risultati. Qui poi ancora sui disagi emozionali e psicoaffettivi, sull'iperecitabilità, sull'ansia, sui sentimenti di inferiorità, sui disturbi alimentari e così via, e poi nelle difficoltà degli apprendimenti, balbuzie, tic, enuresi, cioè diciamo che ha c'è un ampio impiego. Però non sempre un paziente così ansioso si sottopone a un contatto, perché un paziente che ha un livello di ansia così alto non riesce a stare con se stesso, figuriamoci se permette l'intervento di un'altra persona sul proprio corpo. Però abbiamo ovviato anche a questo. Avete visto un altro metodo? Vi ho detto di fare attenzione a quella pallina che vedevate sul corpo. Quella pallina è usata come oggetto mediatore, cioè il paziente lo accetta perché c'è questa cosa che media, non c'è un contatto diretto, e quindi vado ad abituare il paziente al contatto, alla percezione di sé. Questa non è una palla normale, è una palla monocromatica, svuotata d'aria e riempita d'acqua. Quindi ha una percezione corporea stupenda, è un accarezzamento, e quindi il senso di benessere che viene dato al paziente è veramente ottimale, proprio per quando c'è questa difficoltà di contatto. Grazie quindi a questo metodo è possibile sopperire alla mancanza di stimolazioni e di bisogni di tattilità che abbiamo ognuno di noi. Questo metodo offre alla persona, attraverso la pelle, rassicurazioni per un sano sviluppo, e quindi si tratta di un vero e proprio dialogo tattile costruito attraverso il percorso che la palla compie sul corpo. Quindi presso il centro di Summit stiamo sperimentando un percorso multidisciplinare ed integrato di riabilitazione degli acufeni. I risultati quindi su una serie di pazienti mostrano una riduzione significativa del THI. E ora parteciperete quindi a questa sezione pratica di training. È un training induttivo emozionale, quindi è un training modificato. Tutte le tecniche che abbiamo visto, come anche i test, non vengono applicati a tutti i pazienti, viene fatta chiaramente una selezione. Questo viene applicato a tutti, indistintamente. Diciamo che il nostro punto forte è il nostro punto forte rispetto anche a altri tipi di training per i tempi. Noi soltanto in 10 sedute siamo riusciti a dare al paziente un controllo psicocorporeo perfetto, e il paziente soltanto in 10 sedute riesce non a eliminare l'acufene, okay, ma a tenerlo sotto controllo, a gestirlo nelle fasi più acute. Quindi questo diciamo che è stato il nostro risultato eccellente durante questo percorso fatto insieme. Ci vogliamo preparare per il training? Sì. L'unica cosa, l'esercizio chiaramente non è un esercizio come viene fatto in terapia, perché è stato ridotto nei tempi. Praticamente l'esercizio dura in terapia dai 50 ai 60 minuti, qui sono soltanto 15 minuti. Diciamo che è una dimostrazione abbastanza alleggerita. Non faccio vedere come tratto gli acufeni nel training, siccome molto spesso gli acufeni sono latenti, proprio per evitare di puntare troppo l'attenzione, non vorrei lasciarvi una bella eredità dopo questo corso, quindi ho pensato di farvi vedere delle immagini molto piacevoli, delle immagini mentali, sia, avete visto all'inizio nelle prove, un piccolo video con un'immagine reale che voi andate a visualizzare, e poi ve la farò mentale. È un percorso dove ho tentato di racchiudere le varie tecniche proprio per dare una dimostrazione, anche perché andarlo a spiegare così, l'abbiamo provato negli altri scorsi, spiegare la sensazione che si prova dopo un training del genere è veramente difficile.